direttore, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, allora, la sua impressione su questa lunga esposizione dei fatti che hanno spinto Di Maio a dare le dimissioni dal ruolo di leader politico, di capo politico del Movimento 5 Stelle? Ma lui è stato anche onesto, diciamo così. La mia impressione è che lui non ce la facesse più, un po' l'ha detto, e quando lui continua a dire, a parlare di traditori, eccetera, eccetera, non riesce più a tenere in mano il partito. D'altronde, come fai a tenere in mano un partito che ha poca storia, è stato fondato da un guru scomparso e da un altro che è un comico geniale e inaffidabile, e ha perso il 60% dei consensi nel giro di 2 anni. È evidente che ci sono spinte centrifughe, quindi nessuno al posto di Di Maio. Di Maio se ne va giustamente, perché ha portato il partito, ha ridimensionato il partito, ha perso un sacco di parlamentari, se ne va giustamente, ma non credo che chi gli succede potrà fare molto meglio di Di Maio. No, ma infatti, allora, questo discorso ne parliamo con lei, ne abbiamo ragionato con Paragone, ne abbiamo ragionato anche con Antonio Padellaro, ognuno ovviamente la vede in una maniera diversa. Le voglio chiedere questo, no? Anche sulla base di quello che ci ha appena detto, direttore. È pronto, adesso ci saranno gli stati generali, come richiamava Di Maio nel suo discorso, a marzo. A quel punto il Movimento 5 Stelle diventa un partito a tutti gli effetti, magari, no? Di Maio si ricandida per essere leader di questo partito? Che magari perderà un sacco di pezzi, alla destra, alla sinistra. Perché tutto sommato, allora, c'è una forza percentuale ancora... io non escludo, non importantissima, ma sopra Renzi, no? Allora, sopra una serie di cose. La politica italiana non è razionale. Renzi ad agosto ha portato il PD a fidanzarsi con 5 Stelle e a settembre ha fatto un altro partito. Quindi magari questo si dimette a fine gennaio e all'inizio di marzo è lì pronto, fresco. Però mi sembrerebbe proprio una mossa della disperazione. Vedo più una possibile scissione, anche perché sì, francamente... Sì, era un po' questo che intendevo, poi scissione o perdita di... 5 Stelle. È sempre stato molto sui generis come grillino, e adesso che i 5 Stelle praticamente sono la ruota di scorta del PD al governo, perché questo è un dato di fatto, Di Maio non è più l'uomo in grado, non è adatto, non è così di sinistra, non è adatto per dialogare con il PD, lui era adatto per dialogare con Salvini, e quindi giustamente, secondo me, con 6-7 mesi di ritardo si dimette. Ma la fine di Di Maio era scritta nella faccia di Di Maio in Parlamento quando parlava Conte, e lui era impietrito questo agosto, tutti noi ce lo ricordiamo, e quindi sapeva già come andava a finire. Oh, lei dice era adatto per parlare con Salvini, però poi si è ritrovato a parlare col Partito Democratico. Zingaretti poi alla fine, che non voleva questo governo, alla fine ci si è trovato. Adesso è preoccupato però degli interlocutori che cambiano nel Movimento 5 Stelle. Ma no, secondo me no, perché più il Movimento 5 Stelle è debole, più Zingaretti ha da guadagnarci. E quindi, secondo me, siccome si dice che il governo è troppo debole per cadere, proprio magari questo gli darà la forza almeno fino a marzo, no? Hanno trovato una data per tirare avanti. Però c'è da dire che, insomma, questo governo ha due soci di maggioranza. Uno non ha più il leader e ha annunciato una rifondazione. L'altro ha un leader non fortissimo e ha annunciato un'altra rifondazione. Insomma, è un po' una situazione curiosa, ecco, io non voglio definire altrimenti, ma che l'Italia sia retta. Dove può andare un paese retto da due partiti che di fatto si stanno sciogliendo? Verso la Lega sempre di più? No, il paese non può andare verso la Lega. Era una domanda provocatoria. Era una domanda provocatoria. Verso la Lega non credo, perché ci vorrebbero le elezioni. Appunto. E quindi queste non ci saranno dal mio punto di vista, a meno che la situazione non arrivi a essere insostenibile al punto che si precipita alle elezioni anticipate, cosa che può essere, perché veramente... I soci di maggioranza del governo sono due partiti che hanno annunciato la loro morte negli ultimi 10 giorni. Sì, sì, certo. Un po' curioso.
Direttore, grazie. Grazie, e direttore. Buon lavoro. Buona serata. Voi, buona serata. Allora, tra poco ci sentiamo un po' dei vostri commenti, insomma, come avete visto questa giornata che secondo alcuni, e cito per esempio Massimo Franco,